Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video sui regali di Natale. In particolare vorrei darvi qualche piccolo consiglio per orientarvi nella scelta del regalo. Perché quante volte su eBay dopo Natale vi è capitato magari di andare a farvi un giro e di vedere una lista infinita di oggetti che sono stati messi in vendita subito dopo Natale? Perché sono i cosiddetti regali non graditi, ce ne sono veramente tantissimi e tutti gli anni, se voi ci fate caso, trovate qualcosa di questo tipo. Quindi, per evitare che mentre girate su eBay, magari vi capiti sotto gli occhi proprio il regalo che voi avete fatto a quella persona, quindi anche magari rimanerci un po' male, ci sono dei piccoli accorgimenti ai quali si può prestare un pochino attenzione per andare a scegliere un regalo che, diciamo, può essere più facilmente gradito e azzeccato piuttosto che un altro tipo di regalo. E vi assicuro che è veramente più semplice di quello che sembra. Intanto in questo video vi darò dei consigli sia per la donna che per l'uomo e poi alla fine del video vi dirò quali sono le cose da non regalare mai per nessun motivo, a meno che non vi siano state esplicitamente richieste. Quindi rimanete fino alla fine perché alla fine vi dirò cosa non regalare. Partiamo dalla donna. Allora, per la donna è molto più semplice perché alle donne si possono regalare veramente tantissime cose, da prodotti per il corpo, prodotti di make-up, accessori per capelli, accessori d'abbigliamento, bijou di vario genere, quindi collane, orecchini, braccialetti. È veramente una cosa più semplice. Però anche in questo caso bisogna fare attenzione a qualche piccolo dettaglio. Innanzitutto, se voi volete regalare un prodotto di make-up, dovete fare attenzione a una cosa molto semplice. Quella persona lì si trucca? Se si trucca, vi potete orientare sul make-up e poi vediamo come. Se non si trucca, è inutile regalarle un qualcosa di make-up perché non lo utilizzerà mai e non sarà un regalo gradito. Se invece è una persona che si trucca, allora va benissimo, però dovete fare attenzione intanto a come si trucca, se si trucca poco o se si trucca in modo più visibile, più sgargiante. Se si trucca poco e i suoi colori sono comunque molto neutri, è un trucco quasi invisibile, non andate a regalarle un ombretto blu cobalto perché non se lo metterà mai. Quindi magari se volete regalare un ombretto, ad esempio, scegliete dei toni molto neutri, molto chiari, che possano essere utilizzati un pochino in tutte le occasioni senza costringere la persona a indossare dei colori con i quali si sentirebbe a disagio. Stessa cosa per le labbra, se volete regalare un rossetto, fate attenzione se quella persona porta il rossetto, se lo porta colorato, quindi magari rosso, viola, piuttosto che colori del genere, oppure se semplicemente ha dei colori sempre molto chiari, in questo caso può essere più adatto un lucida labbra. Se volete regalare qualcosa per le unghie, va bene, però fate attenzione a come porta le unghie, perché se lo smalto comunque non lo ha mai indossato in vita sua, è inutile andare a regalare uno smalto rosso fuoco perché tanto non lo metterà mai. Quindi fate attenzione anche a queste cose. Quindi guardate se magari ha le unghie più colorate, allora va bene uno smalto colorato. Se invece porta sempre il classico bianco perlato, magari potete andare a regalare appunto un bianco perlato che sapete che più o meno è gradito. Altra cosa a cui prestare attenzione è se sulle unghie ha una ricostruzione in gel oppure uno smalto semipermanente oppure se porta lo smalto classico, quello che si asciuga all'aria. Se ha lo smalto semipermanente, una ricostruzione in gel, informatevi se è una persona che se lo fa da sola e allora potete regalare magari qualcosa che possa servire per la ricostruzione in gel, per la nail art o per lo smalto semipermanente. Ma se è una persona che comunque va a farsi fare questo lavoro dall'estetista, è inutile regalarle qualcosa per le unghie perché lei non lo utilizza, perché appunto va fuori a farsi fare queste cose. Quindi, insomma, fate attenzione. Stessa cosa anche per gli accessori per capelli. Vanno bene gli accessori per capelli, sono sempre utilizzati e sempre graditi, ma solo se la donna a cui li state regalando porta i capelli lunghi, perché se ha i capelli molto corti non utilizzerà questo tipo di accessori e quindi è un regalo inutile. Ultima cosa, i gioielli. Gioielli o comunque bijou, anche bigiotteria, sto parlando, dico gioielli per farvi capire la categoria, possono essere anche finti, non devono essere d'oro o di diamanti per forza.
Però anche i gioielli, fate sempre molta attenzione a che tipo di gioielli porta questa donna. Perché se sono cose molto luminose, molto sgargianti, vuol dire che probabilmente le piaceranno molto le cose luminose e sgargianti. Quindi vanno benissimo degli orecchini tipo quelli che io indosso adesso, o va benissimo anche la collana che io indosso adesso che fa molta luce. Tra l'altro questa mi è stata regalata da un amico che non vedo molto spesso purtroppo perché a me piacerebbe vederlo di più, è stato gentilissimo, ci siamo visti dopo tanto tempo, mi ha regalato questa collana meravigliosa ed è stato un regalo azzeccato perché lui comunque ha capito che a me piacevano le cose luminose, quindi gli oggetti un pochino sgargianti, un pochino di questo genere ed è riuscito quindi a diciamo andare a prendere il regalo giusto per me. E quindi insomma anche questo significa che questa persona non ha fatto un regalo a caso, ma ha fatto un regalo pensato, pensato per me. E quindi è una cosa molto bella e se riuscite a replicarla anche per i regali di Natale sicuramente farete più bella figura. Apro una piccola parentesi, voglio mandare un saluto super affettuoso a questo mio amico qualora stesse guardando questo video. Chiudo la parentesi e ritorno ai consigli sui regali di Natale. Passiamo adesso ai consigli per gli uomini. Se dovete fare un regalo a un uomo, la cosa potrebbe essere un pochino più difficile, però fate attenzione sempre ad alcune piccole cose. Ad esempio, volete regalare una cosa, che possa indossare? Bene, fate attenzione a come si veste, se si veste in modo elegante o se si veste in modo sempre sportivo, perché se è sempre elegante, magari porta sempre la cravatta, allora può andare molto bene una cravatta e ce ne sono veramente di tutti i prezzi, anche a prezzi bassi. Se è un uomo che veste sportivo, è inutile regalargli una cravatta, quindi magari è meglio orientarsi su una felpa o su una maglietta, che è molto più probabile che sia gradita. Inoltre, cos'è un regalo classico che si fa a un uomo? Il dopobarba, perché chi, tra gli uomini che stanno guardando questo video non ha mai ricevuto in regalo un dopobarba? Penso nessuno. Però anche il dopobarba dovete fare attenzione, perché se quest'uomo ha la barba più lunga di Babbo Natale, è inutile che gli regalate un dopobarba, perché non lo utilizzerà mai. Quindi il dopobarba va bene soltanto se è una persona che comunque si fa la barba tutti i giorni o quasi tutti i giorni, allora può andare bene. Altra cosa a cui bisogna prestare sempre attenzione, quando regalate il vino o comunque la bottiglia di spumante o la classica stecca di sigarette. Se è una persona che magari non conoscete tantissimo, cercate di informarvi prima, perché se la persona è astemia e voi regalate ad esempio il vino, lo spumante o la grappa, non farete una bellissima figura perché questa persona non saprà assolutamente come utilizzare il vostro regalo e dovrà a sua volta regalarlo a qualcun altro. Perché vi assicuro che io che sono astemia, se mi regalano una bottiglia di vino, io non so assolutamente cosa farmene, quindi la prima cosa che faccio è regalarla subito a qualcun altro perché io non la berrò mai, quindi non mi serve. E quindi insomma fate attenzione anche a queste cose. Un'altra cosa che può essere un regalo molto bello, ma bisogna fare attenzione e informarsi se può essere un regalo gradito o no, è un ingresso per il cinema o un ingresso per il teatro. Questi sono regali molto belli, però cercate di informarvi e di capire se questa persona effettivamente ci va al cinema, ci va a teatro. Perché se è una persona che al cinema non ci va mai perché non gli piace, è inutile regalargli due biglietti per un ingresso al cinema. Quindi insomma fate un pochino attenzione a queste abitudini che ha e osservate, magari un po' prima di Natale, cercate di osservare questa persona, come insomma cercare di capire come vive più o meno le sue giornate, come si veste, come si agghinda, insomma due o tre cose di questo genere. Se la persona alla quale dovete fare il regalo non è vicino a voi, quindi magari non è una collega di lavoro che vedete tutti i giorni, non è una persona che comunque avete sotto gli occhi spesso, potete chiedere queste cose a una persona che invece è più a contatto con chi poi riceverà il vostro regalo. Quindi potete fare proprio delle domande, ma come si veste? Si veste elegante? Si veste sportivo? Si trucca? Che colori usa? Che tipo di gioielli indossa? Porta la barba? Non porta la barba? Insomma, tutte queste domande molto generali. Adesso passiamo ai regali che sarebbe meglio non fare mai, a meno che non siano esplicitamente richiesti. Ci sono dei regali che sono assolutamente imbarazzanti,
per chi li riceve, per chi li fa nel momento in cui si accorge che ha messo in imbarazzo e molto spesso anche proprio per tutte le persone che stanno intorno. Perché comunque ci sono dei regali che possono essere fraintesi. Ad esempio, una bilancia pesa persone, intendo, sicuramente può essere un regalo bello e utile, ma non fatelo se non siete sicuri che quella persona lì vuole una bilancia, perché regalare una bilancia viene subito collegato al controllo del peso. Quindi la persona potrebbe collegarlo magari al suo bisogno di dimagrire qualora fosse in sovrappeso. Oppure, non so, una persona che magari ha avuto qualche piccolo problema con il cibo e voi andate a regalargli una bilancia, può essere molto pericoloso e quindi, insomma, io eviterei di regalare delle bilance. Altra cosa, sono i trattamenti dimagranti, le creme anticellulite, piuttosto che il massaggio drenante anticellulite. Insomma, fate attenzione perché questi regali possono essere mal interpretati, perché chi riceve magari un trattamento dimagrante in regalo potrebbe pensare: ma mi stai dicendo che sono grassa, mi stai dicendo che devo dimagrire? E quindi potrebbe essere un regalo imbarazzante. Ovviamente, dipende anche molto da com'è questa persona, perché se è una persona magra e voi le regalate una crema anticellulite, può essere anche un regalo tutto sommato apprezzato, perché magari le creme anticellulite, bene o male, le usiamo un po' tutte e magari può essere gradito. Ma se è una persona che è sovrappeso, lasciate stare e non regalate creme anticellulite perché la cosa potrebbe essere mal interpretata. Un'altra cosa che assolutamente da evitare sono i regali troppo costosi o troppo ingombranti, perché se fate un regalo a una persona con la quale non avete tanta confidenza e le regalate una cosa molto ingombrante o molto costosa, potrebbe sentirsi questa persona in imbarazzo perché la cosa troppo costosa magari la fa sentire in difetto qualora lei non avesse ricambiato con un regalo altrettanto costoso. La cosa troppo ingombrante potrebbe comunque mettere in difficoltà perché magari la casa di questa persona è come la mia, che è minuscola, e quindi questa persona poi si ritroverà in difficoltà perché non saprà dove collocare fisicamente il regalo che le avete fatto. Quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose. Un'altra cosa da non regalare mai sono i libri imbarazzanti. Sono tutti quei libri che hanno titoli del tipo 10 mosse per vincere l'ansia, 10 mosse per uscire dalla timidezza. Tutti questi titoli qua comunque mettono in imbarazzo perché sembra che voi stiate dicendo alla persona sei ansioso, sei timido, non hai amici, non va bene. Quindi comunque lasciate stare i libri di questo genere. Se volete regalare un libro, è sempre meglio informarsi su quali sono i gusti della persona e orientarsi su quelli, perché insomma, è sempre meglio. Comunque, per quanto riguarda i regali di Natale, diciamo di lettura, quindi tutti i libri che si possono regalare a Natale, ho fatto degli altri video che vi invito magari ad andare a vedere, quindi su questo potete avere già delle indicazioni. Quindi diciamo che in linea di massima questi sono dei consigli generali che si possono più o meno sempre seguire quando bisogna orientarsi nel fare un regalo ad una persona. Quindi spero di avervi dato qualche consiglio utile, magari scrivetemi nei commenti se avete altri consigli che ritenete utili nella scelta di un regalo, così magari riuscite anche con i vostri consigli a integrare il mio video, quindi ad aggiungere magari anche altri consigli. Vi mando un bacio come sempre, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video e noi ci vediamo alla prossima.